Benvenuti a Voce Off, il canale dei film brutti. Oggi vi parlo di The Mark, il segno della vendetta, film horror italiano del 2003. Il genere horror in Italia ha vissuto un'epoca d'oro, che va dagli anni 60 fino agli anni 90. Abbiamo avuto capolavori nostrani diretti dai re del brivido come Dario Argento, Mario e Lamberto Bava e Lucio Fulci. Purtroppo, l'horror nostrano è un genere che ha iniziato a perdere colpi all'inizio degli anni 90, sia perché i produttori hanno deciso di investire sempre meno nei progetti di genere, preferendo lidi più sicuri come le commedie, e sia perché non c'è stato nessun ricambio generazionale tra gli autori, problema che persiste tuttora. Ma gustiamoci ora The Mark, il segno della vendetta. Il film inizia con una bionda, Serena Cursi. Il tutto ci viene mostrato con una fotografia degna di un porno amatoriale. Assistiamo ad un dialogo scritto sicuramente mentre il regista era al bar a far colazione. È il mio primo appuntamento. La vita da queste parti è un mortorio. Facciamoci venire qualche idea. Beh, lo terrò a mente. Se inizi con un dialogo, mi stai dando delle informazioni che magari non capisco subito, ma che metto da parte e che mi torneranno utili in un secondo momento. Ma allora a sto punto lo potevi fare iniziare così: ciao, piacere, sì, le 5:30. E perché quello era rigore? A me la parmigiana piace di più il giorno dopo. E siamo ancora ai titoli di testa, cioè io potrei fare un episodio a parte solo su questo dialogo. Giulia, dimmi, che diavolo vuoi da me? Che cosa voglio da te? No, ma veramente, inizio a pensare che prima l'hanno girata e poi gli hanno aggiunti i dialoghi. Intanto Ilary Blasi cammina lentamente. Giulia è incinta, ma Mark non lo vuole perché lui è cattivo, è figo. Giulia se ne va e Mark... Giulia. La chiama... Giulia. 7 volte. Giulia. 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 È finito, Mark? Mark sta là, cioè la puoi raggiungere. Ma avrà fatto 4 metri, Mark, cioè vai. Chi era? La mia ex. Fermi tutti, c'ho un'idea. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. E lei si trasforma in Jimmy il Corvo del Corvo 4. Nella biblioteca invece due donne fanno sesso, perché tanto chi vuoi che ci veda. Arriva Mark in compagnia della sua banda dei demoni, il nazi vegano e il cincilla. Andiamo avanti. È notte, una luce blu illumina Mark ed è in compagnia di suo zio Jay, appena uscito dal carcere dopo 15 anni. Ora fai parte di una confraternita. I demoni, giusto? Sì. E parte questa serie di inquadrature brutte giù al garage della zia del regista su due tizi mascherati che vanno a picchiare un ubriacone che non sa recitare. Mamma mia, fratello, però, eh. Vabbè, un attore a 50 euro, però lo trovavate. Ricordi perché sono finito in prigione? Certo, uno stronzo di una scuola rivale ti aveva fregato la ragazza e tu gli hai spaccato la testa. E quante cose ti sto spiegando, eh? Sei un vero eroe degli anni 80. Ma il tuo eroe ha buttato via la sua vita. Si è fatto 15 lunghi anni di prigione. Anni 80, c'avevo 18 anni, una radice quadrata di 3, riporto di 2, metto diviso 4. 15 anni di carcere, poi ho preso quello, riporto di 4, diviso 3, moltiplicato per 7, la base per l'altezza, diviso 2. Quest'uomo ha 35 anni. Guarda qui. Zio Jay gli mostra questa macchia, che dà il titolo anche al film, che il reparto trucco, dopo settimane di bozze, ricerche e notti insonni, è riuscito a creare. E gli parla anche di una ragazza bona di nome Serena Cursi, con le autoreggenti bianche, lui ci ha fatto sesso e gli è venuta sta macchia di un'iposca sulla mano. Quando la macchia va via, muori. Ho aperto questa macchia sulla mano. Era meglio avere lights. Ho notato la tua espressione quando ho detto il suo nome. Conosco una Serena Cursi, allora non ha niente a che vedere con la tua Serena. Quanti anni dovrebbe avere adesso? 35? Ti chiamo domani. Spacca la bottiglia, ammazza famiglia e se ne va. Il vecchio 35enne in bagno. No, è per strada, scusate. È vivo. No, no, scusate, è morto. Zio Jay, che cos'hai? Ti senti male? Zio Jay, cosa ti è successo? Mark, ma che cazzo? Chi ha fatto? Ma chi ha l'ambulanza? Away!
pubblicità. Niente più doppie punte. Combattile con... Ah no, è sempre il film, scusate. Mark, visibilmente provato dalla morte di suo zio, chiede di una certa spirale di vetro. Il primo che toglie il braccio perde la sfida. E lui è così, quando gli muore un parente stretto, gli sta voglia di giocare. Ma vediamo questo gioco meraviglioso. È una sorta di roulette russa con l'acido. Giochi preziosi. Va in bagno e scopre che anche lui ha i segni sulla mano e ha una reazione che... Mark mena uno perché ha bisogno di informazioni da un certo Gola Profonda, che però per averle deve parlare con il suo ex autista, che ora si è fatto prete e che ha un figlio. E Mark gli dice che li ammazza tutta la famiglia se non lo mette in contatto con Gola Profonda. Dimmi tutto. Procura una USB Cracked RAM con i codici del satellite orbitante Yamal 202. Ok, perfetto, ora è tutto chiaro. Mark aspetta su un vialetto e notiamo un autobus con su scritto Piazza Venezia e non Venice Square. Max, Mark, Zio Jay, la confraternita stanno a Roma, non stanno nell'Illinois. Mark incontra una ragazzina strana e c'è ora da sciogliere questo dilemma. Sto cercando informazioni su due donne. Chiede se Serena Corsi, bionda, sempre vestita di bianco, che dopo che te l'ha dati lascia le macchie di un'iposca sulla mano, potrebbe avere qualcosa in comune con una certa Serena Corsi, bionda, sempre vestita di bianco, che dopo che te l'ha dati lascia le macchie di un'iposca sulla mano. Il mattino dopo Mark riceve un indirizzo da Gola Profonda. Enrico Artale. Mark paga Enrico per avere informazioni su suo zio e Serena. Serena Corsi non è mai esistita. L'uomo sudato restituisce i soldi ma nota i segni dell'uniposca sulla mano di Mark. E allora decide di aiutarlo. 24 aprile 1986. Una ragazza muore tragicamente. Era una festa e aveva bevuto. Poi è scivolata e ha battuto la testa su una pietra. Enrico inizia a fare scarabocchi a cazzo e racconta delle persone ricche presenti a quella festicciola. Lui all'epoca era un giornalista e scrisse tutto quello che sapeva, ma il suo editore l'ha fatto fuori perché certe cose i giornali non le devono scrivere. Pronto? Giulia. Mark chiama Giulia. Ho bisogno del tuo aiuto. La collana. Vabbè, abbiamo capito, hai rubato la collana, si è capito. No, andiamo avanti, per favore. Mark incontra la ragazza sui pattini. Dettaglio fondamentale sui pattini. Grazie alla mappa, Mark raggiunge la villa Capone. Ovviamente arriva dopo la ragazza con i pattini, perché insomma... Ti aspetti che entri lì dentro? Mark entra nella villa Capone, dove è morta Serena Corsi, la ninfomane che uccide con l'uniposca. Mark trova la collana di Giulia, che il montatore ci tiene a farci vedere che sì, è proprio la collana di Giulia. Flashback, l'ingenua Serena è stata invitata alla festa dai Capone. Grazie, va bene, ci vediamo dopo. Grazie, grazie, grazie. La ragazza è stata violentata dai ragazzi e uccisa dalla ragazza. Mark va a casa del giornalista Ambriagone. Cosa sai a proposito della spiritualità orientale? Niente, perché? Perché alcune tradizioni buddiste sostengono che lo spirito di quelli che muoiono in maniera violenta continui a vagare per decenni prima di trovare la pace eterna. Il fuoco! Le fiamme dell'Apocalisse! L'ultimo capitolo della Bibbia! Madonna! Il caldo! Potremmo consegnarli alla giustizia. Capone ora è un promettente avvocato. Bertie è un talent scout. E Luisa è un'affermata arredatrice d'interni. Mica t'ho detto, cazzo. Io non stavo parlando di polizia e processi, ma di un'altra giustizia, quella della strada. Va organizzato un omicidio, e dove lo puoi fare se non a scuola? La proposta di Mark è questa. 2000 a settimana e a lavoro finito. 3 mesi sulla mia barca. Prendere o lasciare. Fin là non ci sta, perché... perché lui uccide per gloria, non per soldi. Che sono queste bassezze? La violenza è un'arte, non un lavoro. Se uccidi per soldi, dov'è la gloria? Ma sai che l'hai fatta proprio male, 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 male sta scena? Come male, male? Malissimo. Berserk, dove cazzo vuoi andare? No, lascialo. Il montaggio analogico mi ha completamente sconvolto.
Mark tende un'imboscata all'avvocato di successo e lo ammazza. Il talent scout ha portato fuori la bonanza. Lei se ne va, lo chiama al telefono e gli dà appuntamento a un motel. Hai cambiato idea? Ci vediamo tra mezz'ora al motel Cuori Infranti. Puttana! Grazie, è stato... Terzo pallino. Che tempo di merda. Che casa di merda, Luigi. La donna si lamenta che la zona dove vive fa schifo, che è piena di immondizie, prima gli italiani. Meno male che io sono una persona per bene, quindi ho una pistola. Ma proprio in quel momento arriva Mark che le dice non mi sta bene che no. Però si spaventa quando lei gli punta la pistola. Arriva Cincillà. Rischioso, ma esteticamente bellissimo. Seppelliscono la donna e, come conviene fare in questi momenti, sputano. Mark mantiene sempre le promesse. 2000 euro a cranio più la vacanza in barca. Se vi beccano vi fate l'ergastolo, però 2000 euro è una vacanza. Ah, belli. Mark va da Giulia, ma la sorella di Giulia, che non abbiamo mai visto prima, gli dice che Giulia è in ospedale perché ha avuto le doglie. Prende il motorino e proprio in quel momento si accorge che le macchie sono andate via. Arriva in ospedale, Giulia ha partorito. Lei è il padre del bambino, è Mark Draveni? Sì. Congratulazioni, è un bel maschietto. È stato male, è stato male. Solo un pazzo potrebbe... Mark ci spiega che la macchia non è scomparsa, ma l'ha semplicemente trasmessa a Giulia e al bambino. Questa deve essere un'altra genialata che il regista gli è venuta in mente mentre stava a pausa pranzo. Dio mi perdoni. Ma facendo l'amore con lei, ho passato la macchia a Giulia e al nostro bambino. Io sono Serena. Serena Corsi. Felice di conoscerti. Davvero? Che cazzo significa davvero? E sti cazzi è una risposta. Le dicevi non ho capito, Serena Corsi o Corsi è un'altra risposta. Ma non davvero. Che risposta è davvero? E questo era The Mark, il segno della vendetta. Ennesimo tentativo di fare un horror con pochi soldi in Italia, naufragato in una pozzanghera. Il budget è sempre un problema quando si realizza un film, ma è anche la scommessa più stimolante che una produzione possa avere. I dialoghi però non dipendono dal budget. La pessima recitazione, gli stereotipi sopra le righe che non scriverebbe neanche un ragazzino dalle medie, non dipendono dal budget. Provare a fare qualcosa di diverso non giustifica la scarsità del prodotto. Ho letto delle interviste dell'autore del film che si lamentava di alcuni membri della troupe o che non capisce certe critiche o del fatto che il film non è stato distribuito in maniera omogenea. Beh, il miracolo è che il film sia stato distribuito, oltre che prodotto. Il film è oggettivamente un prodotto scarso, che sfiora l'amatoriale. Prova ad entrare nel filone dei fantasmi scattosi della cultura orientale, ma con scarsi risultati. E gli attori veramente scarsi non avrebbero certo potuto dare più spessore a dei personaggi scritti così male. L'Italia deve ampliare il proprio raggio d'azione e dovrebbe tornare a terrorizzare gli spettatori. Ma scimmiottare gli americani o gli horror asiatici non fa il bene del cinema italiano. E di terrorizzati alla fine rimangono solamente i produttori.